Buongiorno ragazzi, stamattina parliamo di come smettere di cercare l'amore perfetto e di cosa fare invece di cercare, cercare, cercare. Tante persone mi hanno scritto, dice Giorgia, ma io mi sto impazzendo, non riesco in nessun modo a trovare una persona con cui passare il resto dei miei giorni, una persona che abbia i miei stessi interessi, una persona da amare. E ho cercato ovunque, insomma, non riesco, non ci riesco, non ci riesco. E questo è un problema molto comune al giorno d'oggi. Non a caso esistono questi siti di app, no? Queste app per cercare l'amore, eccetera. Però ho voluto darti, ti darò in questo video delle soluzioni di tipo, diciamo, come la penso io, perché è inutile che vai sui siti di app con lo stesso atteggiamento che fino ad adesso non ti ha portato ad avere nessun risultato. Quindi, alla fine di questo video scoprirai esattamente come smettere di impazzirti a cercare la persona dei tuoi sogni e invece scoprirai cosa devi fare. Allora, la prima cosa, il primo proprio segreto che tu devi sapere è, rullo di tamburi, tu sei amore. Tu dici: sì, Giorgia, io questa cosa l'ho già sentita. Ok, l'hai sentita, ma una cosa è capire le cose con la mente. E una cosa è sapere le cose con il cuore, incarnare quella vibrazione di amore che ti permette poi di attirare l'amore a te. Perché se tu dentro di te in questo momento ti senti vuota, ti senti una mancanza, perché senti questa che per forza noi ci hanno sempre bombardato la testa che noi siamo non siamo perfetti, ma dobbiamo cercare la nostra metà. Cerca la tua metà, cerca la tua metà e cerca la tua metà. È la metà e quindi noi siamo metà. È come se una mela fosse sempre in cerca della sua metà, ma la mela è completa, noi siamo come una mela. Noi siamo completi. Ti pare che questo essere meraviglioso, infinito che ci ha creato ci creava smezzati? Ma non esiste proprio. Noi, tu che mi stai guardando, già sei perfetta così come sei, già sei completa. Ti basta semplicemente riscoprire, tirare fuori quella completezza, quella sensazione di self-love, di amore per te stessa, quella sensazione di connessione con il tutto. Questa è una cosa che tu puoi fare benissimamente andando nella natura. Io spesso metto, ecco, queste musiche 432 Hz, faccio tante meditazioni, mi riconnetto ogni giorno con il tutto. Si chiama in inglese field of oneness, con questo campo di unione, no? Che ci unisce tutti quanti. Tu sei una goccia in un mare enorme. Siamo tutti tante gocce, ma sei una goccia completa, non sei una goccia a metà. Quindi inizia a sentire questo amore dentro di te. La mattina quando ti svegli, metti una mano sul cuore, fai un bel respiro e di grazie, io sono perfetta così come sono. Sono completa e sono unica. E in questo momento magari non ho bisogno di ossessionarmi a cercare un partner, perché intanto io sono completa così come sono. Io sono amore. Ripetiti questa cosa: io sono amore. Mentre cammini, io sono amore, io sono amore. Guardati le dita, guardati la faccia, guardati allo specchio e di: tu sei amore, tu sei amore. All'inizio ti potrà sembrare strana questa pratica, però ti assicuro che poi col tempo capirai quanto è potente, ok? Perché all'inizio il tuo cervello dice: ma che stai a fa cioè, ma che stai facendo? Non è vero, ti dirà che non è vero. Invece tu fallo, mettiti davanti allo specchio e di: io sono amore, io sono amore, io mi amo immensamente, io sono una creatura divina, figlia di un universo splendido. Di questa cosa ogni mattina e vedrai cambiare la tua percezione di te, la percezione che hai tu, questa tua percezione invece di entità frammentata, come di un essere completo, un essere pieno pieno di amore. Ogni tanto datti anche qualche abbraccio. Una cosa che volevo aggiungere è questa: se
Se per esempio tu ti sei innamorata o innamorato di un uomo che ne so, ti piace perché lui sorride sempre, perché è solare, è positivo, allora che cosa fai? Quella cosa che tu vedi riflessa nell'altra persona in realtà è una tua caratteristica, ce l'hai anche tu perché se no non l'avresti vista. Quindi inizia semplicemente a sorridere come quella persona. Per esempio, a me c'è una. Ci sono, insomma, mi capita che mi piacciono degli uomini. E poi dico, ok, perché quella persona mi piace? Magari mi piace perché è libera, è selvaggia. E quindi riconosco dentro di me questo aspetto così libero, selvaggio, freedom. Oppure mi piace perché è sicuro di quello che sta facendo, ha una missione ben precisa. E questa cosa mi ispira, quindi magari non è lui, cioè nel senso lui mi piace perché incarna quell'energia di sicurezza, di mascolinità ovviamente, di energia divina maschile. E quindi cerco di capire che cosa è che mi piace in quella persona e cerco di farla mia. Quindi se mi piace il sorriso, mi piace una persona perché sorride. Allora cerco di essere io più sorridente possibile, di cercare dei motivi e delle. Anche se non li trovo, però insomma si può ridere anche senza motivo. Cerco di proprio fare mie le caratteristiche che trovo affascinanti in un'altra persona. E questa è una cosa che ti può aiutare perché, come spiego nel mio corso sulla legge dell'attrazione, tutto ciò che ci piace degli altri lo dobbiamo far rientrare nel nostro laboratorio creativo, si chiama proprio così, lo spiego nel mio corso, se vuoi ti metto il link qua sotto. E questa è una tecnica molto potente, ti fa praticamente tu, se ci sono delle cose in giro che ti piacciono, atteggiamenti, modi di fare, vestiti, tu te lo segni in questo laboratorio della creatività, laboratorio della creatività. E lo fai tu, te lo rileggi, dici, ah, di questa donna mi piace che si è messa questa gonna così corta, è molto sensuale invece di invidiarla che non serve a niente. Dici, ok, adesso mi vado a comprare pure una gonna così perché mi voglio sentire sensuale. Insomma, il succo è che devi diventare ciò che cerchi in qualcun altro. Diventa ciò che stai cercando in qualcun altro, ok? Il secondo segreto per smettere di cercare una volta e per tutte la persona, di rincorrere qualsiasi persona e per trovarla è questo. Lavora su te stesso. Che significa lavora su te stesso? Significa che devi crescere, che devi evolvere, che devi diventare una persona, appunto, come la persona che ti piace, o anche meglio, ma 100.000 volte meglio. Lavorare su se stessi, proprio in soldoni, Giorgia, che cosa significa? Significa evolvere, significa nutrire la nostra mente, il nostro spirito. E come lo facciamo? Lo facciamo leggendo. Se tu non leggi mai, diciamo, non evolverai lo stesso perché comunque dal momento che siamo qui su questa terra siamo fatti per evolvere, quindi comunque evolvi. Però magari evolvi più lentamente o comunque evolvi con la sofferenza. Mentre se tu ti informi, se per ogni problema che hai vai a cercare un libro che ti spiega perché hai quel problema, perché non sei l'unico ad avere quello problema. Vai su Google, vai su Amazon, vai e ti compri questo libro che ti serve. Questo già ti fa evolvere, quindi leggere fa evolvere tanto. Diventi anche una persona più interessante. Creare connessioni, quindi che significa? Conoscere nuove persone, quindi imparare a comunicare con gli altri, impara a conoscere gli altri, impara come si fa se non lo sai fare, se sei un introverso. Anche io lo sono in realtà, ti do questa notizia shock, anche io sono una persona introversa. Impara come comunicare con gli altri, c'è un libro bellissimo di Dale Carnegie che si chiama come trattare gli altri e farsi gli amici, che sembra un titolo un po' come dire pushing, ma in realtà è molto bello. Quindi ti consiglio quello, tutti i libri sulla comunicazione, vai a vedere proprio come comunicare con gli altri, perché il fatto di creare connessioni ti fa lavorare su di te, ti fa scoprire delle cose di te che magari manco pensavi. E quindi questo ti fa smettere di cercare fuori quello che in realtà è già dentro.
di te. Una frase così, boom, che ti devi ricordare è questa: lavora su te stessa o su te stesso più di quanto tu provi a impressionare gli altri. Cioè, tu in questo momento provi a impressionare qualcuno perché comunque c'è qualcuno che ti interessa. Ecco, lavora su di te più per impressionare te stessa che non per impressionare qualcun altro. Il terzo segreto per smettere di cercare l'amore all'esterno e trovarlo dentro di te è, attenzione, rullo di tamburi, è che devi sviluppare dentro di te un'energia così forte che chiunque che sta intorno a te viene magnetizzato dalla tua energia. Tante persone mi dicono: Giorgia, ma come fai ad avere tutta questa energia? Ovviamente io ho anche i miei picchi e le mie risalite, non è sempre tutto uguale, però ci sono molto focalizzata sul mantenere alta la mia energia. Non tanto per piacere a qualcun altro, ma soprattutto per piacere a me stessa. Mi piace avere tanta energia, sono felice quando ho tanta energia, riesco a fare più cose, riesco a fare questi video, riesco a trasmettervi la mia energia quando ho io prima di tutto energia. Quindi che fai? Innanzitutto, femminilità, rilassati, prenditi dei momenti per te durante la giornata, non far sì che la tua giornata diventi una to-do list, una lista di cose da fare che poi si scarica e non è energia per te stessa. Quindi rilassati, mangia bene. Io sono molto molto, se mi conosci, questo canale è nato come un canale sull'alimentazione vegan, quindi non ti dico di essere vegan adesso, in questo momento nemmeno io lo sono, in questo momento. Ma comunque cerca di mangiare il più sano possibile, non comprare schifezze, cose confezionate, elimina gli zuccheri, mangia soltanto integrale, carboidrati integrali, tanti grassi buoni, avocado, burro di mandorle, olio di cocco. In questo momento sono fissata con il ghee ovviamente allevato da mucche che spascolano all'aperto. Tanti grassi che a noi donne fanno bene. E poi, l'ho detto già, le mandorle mi piacciono tanto. La frutta mi piace. Insomma, focalizza la tua alimentazione su grassi buoni, carboidrati integrali, evita. Evita tutte le schifezze e butta tutto ciò che è zucchero bianco raffinato. In questo modo alzi le tue vibrazioni e diventi una donna ancora più magnetica. Il terzo segreto, o il quarto, non mi ricordo, per far sì che tu smetta di cercare una persona all'esterno e diventi tu la persona che vuoi cercare è questo: speak your truth. Di sempre la verità, non fare finzioni, non mettere maschere perché non ti servono. Sii te stessa, che non significa che non devi evolvere, ma significa che non puoi mostrare a un'altra persona che ti piace un tuo lato costruito e poi questa persona la vai a co cioè continuate la conoscenza e praticamente questo scopre che tu non sei quella che lui aveva immaginato. Quindi non mettere maschere di tutto quello che pensi. Soprattutto se hai dei paletti, se hai dei valori che vuoi che vengano rispettati, non li abbassare soltanto per compiacere un'altra persona. Assolutamente no, no, no. Non puoi abbassare i tuoi standard, i tuoi valori soltanto perché devi piacere a qualcun altro. Quindi di la verità, perché la verità ti rende bella, ti rende sensuale, perché sei diretta, sei senza freni, sei libera di dire quello che vuoi senza paura di non essere accettato. Se una persona non ti accetta così come sei, caro mio, puoi anche andare via. Non è destinato a stare con te. Ecco, questa è la bella notizia. Non è che noi dobbiamo modificarci per piacere a qualcun altro. Se a qualcun altro, se noi piacciamo così come siamo, a qualcun altro bene, altrimenti il mondo è pieno e abbondante di persone con cui sicuramente ci troveremo in perfetta sintonia e quindi non ti preoccupare di rimanere sola, perché non rimani sola. Tra l'altro, scusa, se sei sempre con una maschera addosso, io come faccio a conoscerti? Il tuo mantra deve essere: lo so, non sono adatta a tutti e va bene così.
mi ci vuole una persona che sta al mio passo, ok? Io per esempio sono consapevole di questa cosa, che per come io sono purtroppo non sono adatta a tutti, mi ci vuole una persona che sta un po' che mi regge, ecco, perché non è che proprio tutti quanti ho visto che mi riescono a reggere, quindi questa cosa vale anche per te. Di a te stessa, non sono adatta a tutti, ma sicuramente sono adatta a alcuni pochi eletti che farò entrare nella mia bellissima, nel mio campo energetico. E quindi stai tranquilla. Quarto o quinto punto, la tua aura è sensuale, puliscila. Allora, io ogni mattina faccio la pulizia dell'aura o comunque proteggo la mia aura. Tu sai che noi non siamo fatti solo di questo corpo, ma siamo energia. Intorno a noi, in questo momento, intorno a me c'è la mia aura. Ok? Di solito quando le persone mi vedono mi dicono quanto sei luminosa. E perché loro sentono la tua aura. Se tu non pulisci la tua aura e non alzi le tue vibrazioni, la tua aura rimane sporca e vibra basso e quindi le persone se ne accorgono e si allontaneranno da te. Quindi una cosa che ti consiglio caldamente di fare è di pulire ogni giorno la tua splendida aura. Io lo faccio facendo esercizi di Qigong che purifica l'aura, non l'aurea. Vai su YouTube e cerca Qigong Exercise to Purify Your Aura oppure esercizi di Qigong, insomma, tutti gli esercizi di Qigong sono buoni per purificare l'aura. Si può pulire l'aura anche tramite gli angeli, quindi puoi chiamare l'arcangelo Michele che con la sua spada taglia tutte le energie negative che sono nella tua aura. Sesto punto, se fai quello che fai, troverai il tuo amore. Allora, un segreto piccantissimo per trovare, non sto scherzando, per trovare il tuo amore è fai quello che ami. Spesso ci ingarbugliamo andare a cercare l'amore in posti assurdi che non risuonano con la nostra energia. Tipo, se te ti interessa tutte queste cose spirituali, insomma, di cui stiamo parlando, no? Non puoi andare a cercare un uomo dentro un luogo dove si balla la lap dance. Non lo so, mi sta venendo in mente una cosa. Cioè, tu più sei allineata alla tua missione dell'anima e più conoscerai persone, attirerai persone che sono simili a te, ok? Quindi non ti preoccupare di trovarla, di partire con il focus di trovare una persona. Tu inizi a fare quello che ti piace e durante il cammino di nostra vita, durante il cammino che ti porta alla realizzazione della tua missione dell'anima, troverai la persona adatta a te. Ne ho viste tante di storie così. Io stessa conosco tanti ragazzi, tante ragazze, proprio perché seguo la strada che mi piace, che la strada è la mia missione, e su questa strada ci sono anche altre persone che camminano con me. E la stessa cosa puoi fare tu. Inizia a capire quello che puoi offrire agli altri, quali sono i tuoi doni. Ne parlo in tanti video della missione dell'anima, ti posso mettere anche un video qui sopra. Quindi vai, buttati e vedrai che le persone arriveranno da sole, quelle che risuonano con te. Quindi non mettere il focus nella ricerca della persona, ma mettilo nella ricerca della tua missione dell'anima e la persona arriverà di stramacchio, come dico io. Un'altra cosa bellissima che puoi fare per pulire la tua aura è quella di sorridere. Il sorriso amplifica le nostre vibrazioni, amplifica la nostra energia, quindi sorridi alle persone che ti circondano, alle persone che incontri, perché questa cosa qui ti pulisce proprio tanto tanto l'aura. Come smettere di cercare di rincorrere persone, di rincorrere l'uomo che stai rincorrendo e invece diventare tu la persona che cerchi. Un altro segreto è smetti di cercare la perfezione, smetti di inseguire la perfezione. Questo è un errore che ho fatto anche io e che continuo a fare, perché comunque tante volte, soprattutto noi donne, soprattutto dopo aver avuto tante batoste pesanti nella vita, insomma, aver avuto anche partner non proprio sani di mente, abbiamo alzato tanto i nostri standard, abbiamo creato dei veri e propri muri, ok? Però questo purtroppo ci impedisce di affidarci anche alla vita, perché tante volte noi ci dobbiamo anche affidare. È vero che non dobbiamo
Diciamo, non dobbiamo abbassare i nostri standard troppo, perché comunque altrimenti in quel modo andremmo contro la nostra etica, contro i nostri valori, contro, diciamo, quelle cose che comunque a noi ci fanno stare bene, no? Tu sai cosa ti fa star bene in una relazione, sai cosa vuoi, però nemmeno ti devi ossessionare troppo a cercare quella persona perfetta. Dici, no, se non ha questo, 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 cioè non è un giocattolo che vai a comprare che ha tutte le caratteristiche. Ti faccio questa domanda, tu ti senti una persona perfetta? Sicuramente pure tu c'hai le tue magagne, c'hai le tue cose, diciamo, le tue paranoie, le tue fisse, le tue ferite emozionali, le tue ferite emotive, però non è che, cioè, allora se non sei così, se non sei perfetta non attirerai mai nessuno, oppure non ti devi, cioè, anche... Sei bella così come sei, nella tua imperfezione, nelle tue ferite e anche nell'altro, non dobbiamo cercare proprio la perfezione completa. Se una persona comunque ti fa stare bene, vedi che ovviamente c'ha qualche dinamichina da lavorare su, da lavorarci, però fondamentalmente è una persona aperta, soprattutto ecco, io cerco una persona aperta mentalmente, una persona che voglia crescere. Se è una persona che vuole crescere e ha ovviamente pure lui le sue magagne, però vuole crescere con te, allora va bene, capito? Non ti fare, non ti stare troppo a ossessionare col perfezionismo, perché le cose belle non sono cose perfette. Stampati questa frase da qualche parte e scriviti: le cose belle non sono cose perfette. Come ti dicevo prima, questo non significa che devi accettare tutto e devi fare la croce rossina, no, con persone che non vogliono cambiare, no, ma se trovi una persona aperta mentalmente che vuole evolvere come te sul tuo stesso percorso di evoluzione, che sta, diciamo, percorrendo la tua stessa strada ed è aperta, vai, vai, ok? Altro consiglio per evitare di rincorrere uomini e di focalizzarti su se stessa è sposati con te stessa. Sì, hai capito bene. Che significa sposati con te stessa, Giorgia? Significa passa del tempo da sola, innamorati di te stessa, come ti dicevo all'inizio. Se tu non ti conosci, è normale che fai fatica a trovare qualcun altro. Tu devi prima trovare te stessa. Scoprire cosa vuoi, cosa non vuoi, cosa ti piace, cosa non ti piace, devi star bene in tua compagnia. Io, per esempio, adoro farmi delle passeggiate lunghissime lungo il mare con la mia musica preferita, a farmi i miei viaggi mentali nello spazio, ad ascoltarmi appunto dei libri super fighi che appunto parlano di angeli, di creature magiche oppure di cose che mi piacciono, ok? Quindi impara a stare da sola perché tante volte noi stiamo con gli altri troppo, ma non è stando con gli altri che impari a conoscerti, certo, e anche, però è prima di tutto imparare a stare bene da soli e è imparando a stare bene da soli che ci si conosce. Ultimo super consiglio, ultima super massima che ti posso dare per smettere di cercare fuori, di rincorrere le persone è questo. Non ti accontentare di qualcuno che non ti vuole più di te, sembra uno scioglilingua. Significa, te lo ripeto, non ti accontentare di qualcuno che non ti voglia più di te, cioè lui ti deve volere più di quanto sia tu a volerlo. Ricordati che tu non sei il contorno di nessuno, devi essere il primo piatto. Devi essere il piatto principale di una persona, non devi essere il contorno, il side dish, la seconda scelta. Tu sei sempre la prima scelta, devi essere la prima scelta di qualcuno. Devi scegliere persone che scelgono te e basta. Non te, 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 te. Penso di essere stata chiara, ok? Sei unica, sei preziosa. Ripetiti questo mantra. Io sono amore, io sono abbondanza. Io sono amore, io sono un essere divino, io sono abbondanza. Io mi ricordo di essere amore, io mi ricordo di essere abbondanza, io mi ricordo di essere un essere spirituale che sta vivendo un'esperienza terrena. Grazie mille per avermi ascoltata fino a qui.
Scrivimi qua sotto quale di questi consigli farei tuo subito e iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, tocca la campanellina e poi puoi scaricare da qua sotto il mio PDF gratuito che si chiama I tre segreti per attirare l'uomo che ti piace, dove ti svelo le mie tre chicche per attirare la persona che ti piace. Ti do un mega mega bacio, ci vediamo al prossimo video. Muah!